Ciao, faccio questo brevissimo video per raccontarti la mia esperienza, l'esperienza di quasi 20 anni nel mondo della finanza operativa. Come sai, gestisco diversi siti web di finanza, organizzo eventi, partecipo ai principali eventi negli ultimi 20 anni e la cosa che riscontro è che ci sono due tipi di persone sostanzialmente. I primi che auspicano di investire sui mercati sperando di raggiungere un obiettivo che è la libertà finanziaria, che è un reddito aggiuntivo, che è un capitale che cresce, ma non fanno di fatto nulla per mettersi nella condizione di raggiungere l'obiettivo. E quindi dopo un auspicio non c'è un'azione concreta per essere effettivamente operativi per raggiungere l'obiettivo. E i secondi invece che si ingegnano, che si danno da fare, che studiano, che trovano la strada, magari lunga, magari tortuosa, per raggiungere questi obiettivi. Il 23 e 24 febbraio a Milano abbiamo organizzato una giornata formativa che ha come obiettivo proprio quello di, in primis, individuare il motivo per il quale si decide di investire il proprio risparmio e, in secondo luogo, trovare la strada migliore per raggiungere il proprio obiettivo personale. Qui ne ho indicati una decina di obiettivi che potrebbero essere quelli di costruire un investimento a capitale garantito, magari per chi vuole semplicemente salvaguardare dall'inflazione il proprio capitale, ma ci sono anche degli obiettivi magari un po' più ambiziosi, come quello di far crescere il capitale per acquistare un bene, per rilevare un'attività, per acquistare un immobile magari per i figli, per farli studiare. Insomma, gli obiettivi sono molteplici. Il discorso è che pochissimi conoscono la strada più breve per raggiungerli e pochissimi effettivamente hanno nell'esecution, nella fase, diciamo, di azione, quella lucidità che gli consente di essere ben focalizzati e quindi di essere proattivi sul raggiungimento dell'obiettivo col minimo sforzo e nel tempo minore possibile. Per questo abbiamo creato questa giornata formativa che sostanzialmente agirà su queste quattro leve. Sarà una giornata intensa, più di 18 ore di formazione. Nella prima parte parleremo di reddito, incremento del reddito e diversificazione. L'idea di fondo è molto semplice: nei tempi attuali tutto è estremamente precario. Pensare di basare tutto sul proprio reddito, secondo me, è un grande rischio perché le cose cambiano e cambiano molto velocemente. Quante volte abbiamo visto aziende che falliscono, professionisti che magari nel giro di pochi anni non hanno più quel giro d'affari che consente di avere una vita agiata, e quindi secondo me è importante costruire delle rendite aggiuntive a quella principale. Vedremo come, non il classico pattern secondo me molto, molto abusato della libertà finanziaria, delle rendite automatiche, che secondo me sono tanto belle da raccontare ma difficili da praticare, ma vi mostrerò e insegnerò delle strategie per valorizzare il proprio talento, per valorizzare quello che già si possiede e quindi per avere una diversificazione del proprio reddito principale, cercando di affiancarlo ad altri redditi in maniera piuttosto semplice e in maniera molto pratica. Tutto sarà all'insegna dell'estrema praticità, quindi semplicemente delle regole, delle piccole abitudini che, implementate nel tempo, danno un grande risultato. Sabato pomeriggio invece parleremo di patrimonio. Spesse volte tante persone che hanno lavorato per anni e hanno accaparrato dei buoni patrimoni cadono nelle grinfie di chi magari non fa esattamente i loro interessi, ma fa più i propri, e comunque, insomma, come dire, li incalanano verso situazioni non del tutto efficienti. Vedremo invece come si può valorizzare il proprio patrimonio. Ti assicuro che il 90% delle persone che incontro non mettono a reddito come si deve i propri asset, quindi non diversificano sufficientemente, hanno magari sono sovraesposti sugli immobili piuttosto sul mercato immobiliare o viceversa. E, insomma, vedremo come con poche operazioni, anche qui vi mostrerò poche regole, quasi
4-5 regole di base che vanno implementate in una tantum che consentono di fare una fotografia a quello che si ha e cercare per cercare di mettere a reddito nel miglior modo possibile. Quindi faremo uno stato patrimoniale personale e un conto economico personale che punti anche qui a valorizzare quello che si ha e raggiungere nel minor tempo possibile il risultato. Fra l'altro, uno degli aspetti spesso meno trattati, invece importanti, è anche la gestione di eventuali come dire, situazioni sfortunate, come dire, incidenti, questioni che uno magari non pianifica, ma gli incidenti di percorso fanno parte di una vita e quindi vedremo anche come è possibile minimizzare l'impatto di imprevisti utilizzando opportunamente le polizze assicurative. Qui sarà estremamente interessante perché la maggior parte degli investitori utilizza polizze finanziarie che io sconsiglio assolutamente, ma vedremo solo come con un piccolo impegno, una tantum, si riuscirà a salvaguardare sé e la propria famiglia, magari da casi che nessuno di noi vuole immaginare, spesso anche per scaramanzia, ma secondo me è prudente anche qui essere tutelati da questo punto di vista. Domenica invece parleremo di risparmio. Risparmio è accantonamento di un risparmio periodico, vedremo come la pianificazione finanziaria fa la differenza nel tempo e quindi anche qui con delle banalissime abitudini che hanno come filo conduttore l'automatismo. Cioè sono regole che vi mostrerò che vanno implementate, possono essere implementate il giorno dopo del corso e non vanno mai smontate vita natural durante. Quindi delle procedure automatiche, quindi una volta fatta va tutto da sé. E poi uno si sveglia dopo un certo numero di anni, e scopre che, queste implementazioni di queste semplici procedure ha regalato nel tempo dei risultati estremamente interessanti, direi per certi versi straordinari. Vi mostrerò naturalmente come, io personalmente utilizzo, queste sane abitudini finanziarie da diversi anni, vi mostrerò i risultati reali di quello che è un impegno, un'implementazione di queste semplici regole. Ultima parte del nostro corso, il 24 domenica nel pomeriggio, si parlerà finalmente di investimenti e di individuazione delle migliori opportunità di investimento. Qui in maniera molto semplice, dico con grande chiarezza che non è un corso di trading, non è un corso per fare un'operatività di breve termine, ma un corso per cercare di individuare le migliori opportunità presenti sul mercato. Questo anche qui sono delle regole che io in qualche modo ho in qualche modo coniato studiando il modus operandi dei più grandi investitori al mondo. Questi avevano delle caratteristiche sostanzialmente comuni che erano la pazienza di saper aspettare i risultati, il momento dell'ingresso che spesso era a seguito di eventi magari stravolgenti, di eventi estremamente negativi e quindi la freddezza di entrare anche quando tutti escono, quello poi vedremo il momento migliore, e terzo, intervenire a piccoli passi. Quindi se io ho 100, tipicamente non entro sul mercato con 100, ma entrerò a piccoli passi, magari implementando 10 per volta su un mercato che probabilmente offre grandi opportunità nel medio-lungo termine. Quindi vedremo come anche qui con una semplice routine settimanale, quindi basterà fare un banalissimo lavoro settimanale, si riusciranno e quindi basta dedicare pochi minuti a settimana per individuare le migliori opportunità. In particolare vi mostrerò i miei risultati anche qui del tutto reali e dimostrati con le contabili. Della mia operatività, ad esempio, in commodities è estremamente semplice, estremamente banale, quindi un modo per investire senza rischiare di perdere capitali rilevanti. Il rischio sarà contenutissimo, ma con un impegno marginale, con un numero di operazioni molto ridotte, si riusciranno a raggiungere dei risultati veramente straordinari e incredibili a prima vista. Quindi, in due parole, questo è la prima volta che organizziamo un evento del genere. Safe Money serve sostanzialmente a garantire una maggiore serenità economica. Serenità economica vuol dire
mettere la testa sul cuscino, consapevoli che si è fatto il massimo possibile, consapevoli che si è messo al sicuro il proprio capitale, il proprio risparmio, e consapevoli che attraverso l'implementazione di semplicissime regole, che all'inizio magari possono sembrare un po' scomode, ma come tutte le abitudini, una volta implementato diventa tutto più facile. Che so, io banalmente uso bere la mattina un bicchiere d'acqua calda con limone. All'inizio la cosa mi era un po' antipatica, ma adesso mi sono del tutto assuefatto e la cosa anzi è diventata per certi versi gradevole. Sarà esattamente lo stesso su questo seminario Safe Money. Vedrete che semplicemente avendo delle accortezze, semplicemente avendo un modus operandi standard, si potranno raggiungere degli obiettivi che sembrano impossibili, come avere una rendita periodica extra, come avere un capitale a scadenza importante, o come avere magari come raggiungere un risultato economico in maniera piuttosto agevole. Come sarà tutto più semplice, come sarà possibile avere concretezza e non, come dire, entrare nel mondo di chi auspica un obiettivo, auspica un risultato e poi non fa nulla per ottenerlo, ma ci tireremo sulle maniche e vedremo come, affrontando la questione con lucidità, con delle regole che nel passato hanno dimostrato una grande valenza, otterremo dei risultati straordinari in tempi ragionevoli. Quindi io vi lascio, spero di vedervi il 23 e 24 a Milano. L'evento sarà esattamente di fronte alla stazione centrale, quindi facilmente raggiungibile anche per chi è fuori Milano. E per ogni informazione potete andare sul nostro sito SOS Trader cliccando su Safe Money. E qui avete il programma completo e tutte le informazioni del caso. Un saluto e a presto!